E adesso siamo alla quinta legislatura. Quanti sono i costituenti ancora sulla breccia? Il loro numero è ovviamente diminuito, sono passati degli anni, qualcuno è scomparso, altri si sono ritirati. Attualmente vi sono 68 tra deputati e senatori che sedettero sui banchi di Montecitorio nel 1946. Di questi 62 siedono interrottamente nel Parlamento italiano dal 2 giugno del 1946 ad oggi. Qual è il giudizio che questi 62 ex costituenti danno degli ultimi 25 anni di vita politica? Abbiamo interrogato tre fra i più rappresentativi. Cominciamo naturalmente da chi dopo l'onorevole Saragat presiedette l'Assemblea Costituente, l'onorevole Umberto Terracini, un professionista della politica che oltretutto pagò il suo impegno politico e antifascista trascorrendo in carcere 17 anni. Presidente Terracini, ella nel 1948 al congresso del suo partito sostenne, mi sembra anche ricevendo alcune critiche dai suoi compagni di allora, che la realizzazione del socialismo in Italia passava attraverso l'attuazione della Costituzione. Dopo 20 anni di esperienza, non sempre felice probabilmente, ella è ancora in grado di ripetere questo giudizio? Senza alcun dubbio. Dico che attraverso la Costituzione si può giungere al socialismo. D'altra parte, collaborando tanto attivamente alla redazione della nostra legge fondamentale, noi, deputati costituenti del Partito Comunista, non abbiamo mai perso di vista questo obiettivo nostro finale. La questione che ci impegnava era di trovare appunto i mezzi per realizzare il nostro obiettivo senza dover passare attraverso a fasi troppo tumultuose o drammatiche della nostra vita nazionale. D'altra parte, quella mia convinzione si è ancora più radicata quando ho constatato, e tutti gli italiani lo hanno constatato, come contro l'attuazione della Costituzione si siano posti nel corso di questi 20 anni tante forze sociali e politiche, le quali sono essenzialmente preoccupate di evitare il crearsi di una situazione nella quale si possa andare al socialismo attraverso a quella che noi chiamiamo la via pacifica e democratica.